L'uscita dalla Coppa Italia compromette i piani del Crotone in merito alla preparazione in vista dell'inizio del campionato ormai quasi imminente. Drago lo ha ribadito a più riprese, avrebbe voluto passare il turno per dare continuità e organizzare al meglio il debutto in campionato. Adesso probabilmente verrà organizzato un amichevole, ma quasi certamente contro una formazione non certo alla stregua del Cesena. Premesso ciò, alcuni miglioramenti rispetto al match con la Vigor ci sono stati e si sono visti, e per quanto il risultato conti e la amarezza rimanga, il test di domenica ha senza dubbio messo in evidenza alcune carenze che, crediamo, da qui ai prossimi giorni verranno colmate sul mercato. C'è meno qualità rispetto alla scorsa stagione e probabilmente manca qualcosa sui reparti esterni, e la questione legata alla probabile cessione di Mazzotta lascia ancora tutto in sospeso. Ad un certo punto del match in campo c'erano solo nuovi arrivi, e se si considera che i cosiddetti vecchiotti rimasti nella scorsa stagione sono stati utilizzati a singhiozzo, dobbiamo riconoscere e ammettere che, per quanto si debba ancora lavorare, Drago sta con grandi impegni e abnegazione modellando con la giusta fisionomia la squadra secondo i suoi credi, e in vista dell'inizio del campionato, con alcuni ritocchi fondamentali, siamo più che certi il Crotone ci arriverà pronto. I prossimi giorni saranno comunque determinanti in chiave mercato. Partiamo dai complimenti per la tua prestazione. Tutti quanti danno quella cosa in più, soprattutto da chi è qua dall'anno scorso, perché comunque conosce. Solo tu e Dezzi c'eravate. Eravamo solo e Dezzi, a dimostrazione che si è buttato in un contrasto veramente pericoloso, quindi va premiato anche il coraggio del ragazzo. È stato sfortunato che si è fatto male subito, e ovviamente la sua assenza incide, però tutto sommato, tranne la timidezza dello stadio stesso come prima partita ufficiale, come partita importante di cartello, i primi 20 minuti ci è costato qualcosa a livello di, secondo me abbiamo sbagliato le scelte della giocata, ritardata più che sbagliata, però tutto sommato abbiamo avuto 4 occasioni clamorose dove si poteva fare gol, contro una delle loro con un tiro, diciamo, da un super tiro da fuori area dove si è stampata sulla traversa. Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, però quello che fa ben sperare è che oggi, ragazzi, abbiamo dato tutto. Secondo anche il pensiero di Massimo, cambierà un attimo il programma, purtroppo, di questo ce ne dispiaciamo. Il rammarico c'è, perché sapete che per noi sarebbe stata un'altra, diciamo, prova importante, andare a giocare fuori casa contro una squadra di Serie A, comunque ti dà modo di provare, riprovare, di dare sicurezza ai giocatori stessi. Non è, purtroppo i rigori hanno una lotteria, ci ha detto male, eravamo andati tra l'altro anche in vantaggio, però continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e ricominciamo dalla Ternana direttamente la prima di campionato. Non per metterti in difficoltà, abbiamo chiuso, Pietro, rispetto all'anno scorso, alla stagione passata, questo Crotone tu come lo giudichi? Giusto così per dare un parere, ecco, senza nessuna difficoltà, credimi. No, non c'è nessuna difficoltà, perché dare un giudizio in questo momento sarebbe un giudizio non veritiero, non valido. Una squadra l'anno scorso si è ripartita da una statura, da un'ossatura importante, dove avevi dei giocatori che già erano parte integra di un sistema di gioco, a un'altra stagione dove tu parti, dove praticamente hai preso tanti giovani, tanti hanno giocato in Lega Pro, nuovi, bravi, che però giustamente devi dare il tempo per poi far esprimere il loro valore, perché il valore i ragazzi ce l'hanno, sono degli ottimi giocatori, sono ottimi. Ottimo dal lato umano, e si è visto anche oggi che fino al 120esimo non avevamo mai giocato, oggi hanno dato tutto. De Giorgio ha ragione, sarà il tempo, anche se poco, in vista della prima di campionato all'uscita con la Ternana, a far sì che i tanti giovani scesi in campo domenica con la Casertana abbiano il tempo di calarsi in una nuova e non facile categoria. All'esordio mancano 12 giorni e sarà tutt'altra cosa, ma è necessario essere fiduciosi e credere in questo nuovo gruppo. Non basteranno neanche i 30, anche se il Crotone.